Evaristo! Evaristo! No, Evaristo! Tranquillo, non ti accadrà niente, fidati di me, tranquillo! Evaristo! Evaristo! Sento delle voci, Evaristo! Portami alla tenuta, subito! No, alla tenuta no, a casa mia, per favore! La bocca! Signore, l'unica cosa che otterrà, se continua così, è finire in manicomio o dal parrucchiere. No, 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 no. Sto bene. Bien. Sto bene. Bien, stia tranquillo, si riposi. Vado a dare le ultime indicazioni alla polizia e torno. Ça va? La polizia, sì. Ça va? C'è qualcuno? C'è qualcuno? No? Nessuno? Sarà stato uno sbaglio? Solo uno sbaglio? Calma, calma, calma! Se smetti di gridare come una gallina, ti tolgo la mano dalla bocca e ti spiego perché sono qui e perché mi servi! Ma che cosa mi vuoi spiegare se tu sei morto? Sì, sono morto, ma sono tornato perché mi serve il tuo corpo per fare un paio di cose rimaste in sospeso. Non mi importa niente di quello che ti serve. Per favore, Massimo, io ti ho spinto per salvarti la vita, mi devi un favore! Non mi... Va bene. Uno, non di più. Uno solo e basta. Uno solo e basta. Andiamo a casa mia e sbrigati. Beh, però, così vestito non posso andare da nessuna parte. Va bene, andiamo prima a va casa bene. Tua e ti cambi, ma dopo rapidamente andiamo da me, perché mi restano 2 ore e basta. Va bene. 2 ore? Che 2 ore? Cosa vuol dire? Ragazza immonda, ti stenerò dal tuo nascondiglio e ti spennerò come una gallina. Dove sono, Flora e i mocciosi? Io già dire che non sapere niente. Basta! Non mentire più perché non rispondo di me. Allora, dove si trovano? Anche se schiacciare mia testa come gnocco, testa germanica e anche se pungere come folletto allo spiedo, mi non sapere niente. Che c'è? Che succede? Perché stai minacciando così Greta? Perché lei non mi vuole dire dove sono il piccolo Cardo e i mocciosi. Perché non pensi, Delfina? Se qualcuno ti vedesse così che minacci Greta come stai facendo e ti facesse una foto, ti toglierebbero la custodia dei ragazzi. Mattias, non fare così. Io mi sto occupando di tutto per dimostrartelo. Cos'è questo? È un biglietto aereo per Londra. Vai a occuparti di Maya. Vedi come ci penso? Parti tra 2 ore. No, non posso andarmene così, Delfina. Allora vorrà dire che la porto qui con la forza e la rinchiudo in un collegio. No, va bene. Va bene, allora parto. Ma tu, prima o poi, la pagherai, Delfina. Non parlarmi così. Io non sono senza cuore, sono disperata per l'assenza dei miei piccolini, Mattias. Piccola cara, amore mio, perché non chiami quel giudice tanto gentile che ti ha detto che per qualsiasi irregolarità ci avrebbe aiutati? Hai ragione. E io mi chiedo, la sparizione dei ragazzi conta come un'irregolarità? Sì, Sandra parte con il prossimo autobus. Anche io ti voglio bene, un bacio. Bene, ciao. Amore, la tua mamma ti aspetta a Salta, va bene? Non voglio che Roberta se ne vada, non voglio restare solo. Ma non resterai solo, hai noi, hai anche tuo fratello che ti protegge dal cielo. Sì, sempre dal cielo, ma non scende ad aiutarci. E dai, in qualche modo so che Federico questa volta ci aiuterà, dico sul serio. Flora, ciao ragazzi. Amore mio, il pullman per Salta parte tra mezz'ora, sai? Solo mezz'ora? Sì, vuoi che l'accompagni io e tu resti con i ragazzi? Ti va di andare con Violetta e viaggiare da sola? Stai parlando con me, Flora, per favore. Esci dal mio corpo, avanti! Fammi il favore! Si può sapere che ti prende adesso? Come? Come che mi prende? Ma ti rendi conto che ho lo spirito di un morto dentro di me? Succede tutti i giorni questo? No, neanche a me succede tutti i giorni, Massimo. No, no, signore.
Questo non succede a me, no! Questo è frutto della mia immaginazione! Io non posso parlare con un morto, no? Macchina, questa è una macchina. Strada, aria... Che fai? No, che fai? Ah! Allora ti devo obbligare! Ma com'è possibile? Per favore, entra in macchina! Entra in macchina! Lo specchietto, dov'è? Non l'ho messo. Ah, sto impazzendo! Ah, accidenti! Eccolo! Perché me? Perché me? Perché me? Eh? Perché proprio io ti servo? Perché me l'ha detto lui, l'altissimo! Anche a lui vuol dire di lasciarti in pace! Maximo, per favore, io so che è molto duro, ma tranquillizzati. Tu mi servi per trovare Flor. Chi è Flor? Flor è l'amore della mia vita. Scusa, non mi sono ancora abituato. Flor è il mio grande amore eterno. Oh, beh, se è per una donna... Grazie, grazie, grazie! Andiamo, zitto, rapido! Veramente non mi sembra giusto partire e lasciare tutto così com'è, Franco. Mattias, ehi, Maya ha bisogno di te. Tu sei l'unica persona che la può aiutare. Per favore, vai. Per favore. Va bene. Io non so che dirti, perché sono un idiota per queste cose, ma... Abbi cura di te e di tutti, eh? Sì. Anche tu stai attento. E chiama. Certo. Chiama. Scusate, Ramiro è già in taxi e... Sì, ci vado sì. Io, lo Grazie. Guardo io. Amelie, Franco... è meglio che te ne vada anche tu. Molto lontano. Perdonami, Amelie, perdonami. Perdonami perché non ho potuto darti tutto quello di cui avevi bisogno. Non importa. Io ti capisco. Tieni. Ecco il mio telefono. Qui potrai rintracciarmi sempre. Chiamami quando vuoi. Per qualsiasi cosa servisse a te o ai tuoi fratelli, contate su di me. Capito? Grazie. Anche tu sai che puoi contare su di noi, per qualunque cosa. Avete già dato ordine alla polizia di farli cercare? Dai. Aia, mamma. Signor giudice, senta, parla male alla Torre Soviedo. Perché non iniziate a cercare, vi do un consiglio, no? Dalle parti del passaggio dei baci, eh? Beh, per fortuna che Roberta è già diretta a Salta. E tu, Flor, te ne vai così come se niente fosse? E che cosa vuoi che faccia? Non lo so, non ho scelta e poi... Io so che è strano, ma oggi ho avuto la sensazione che Federico mi stesse cercando e... Flor! Sì, Flor. Lo so che cosa mi vuoi dire, dimenticalo, Flor, ma non è guarda, facile, poi polizia, non lo voglio dimenticare. La polizia! Oh, santo cielo, gli sbirri! Le hanno mandati le streghe! Che facciamo adesso? Non lo so, ma verranno qua. Pensi che verranno qua? Stanno venendo qua! Ho un'idea, vai a chiamare i ragazzi, vai a chiamare! No! Che fai? Va bene, ti seguo. No, non tirare così, va bene. Ti seguo. Basta, vai piano. Più indifferenti. Gente, venga qui a controllare, prego. Non puoi obbligarmi a fare una cosa simile, io... Non sono un ladro che si introduce nelle case altrui. No, non è una casa altrui, è la mia casa. Dove sei cacciata, Flora? Non so, non lo so. Ce ne possiamo andare adesso? No, prima dobbiamo fare un'altra cosa. Dai, sbrigati! Aspetta, andiamo! Sicura che la polizia non vi abbia visto? Sì, sicura, ma il problema è che ora non sappiamo dove andare. Senti, non muovetevi da lì, vi mando qualcuno in aiuto. Così hai chiamato Flor, la sequestratrice. Ma che stai dicendo? Niente affatto. Di che parli? Per me aiutala quanto ti pare. Più sbagli fa quella ragazza e meglio è per me. Così quando la prendono sarà peggio per lei. E chi ti ha detto che ero al telefono con Flor? Io stavo parlando con Amelie, eh? Con Amelie? Tutto questo vi sembrerà una follia impossibile. E non so come continuerà questa storia quando voi vedrete questo video, però quello che sta succedendo adesso è vero.